fattori che molti di noi, quando hanno cominciato a frequentare gli istituti, li hanno ancora trovati, famosi. Io mi ricordo addirittura a Milano c'era addirittura una fonderia, pensate, è impossibile, il laboratorio di intreccio, e poi chiaramente tutte le altre professioni che grazie al braille e grazie alla forza, diciamo, delle persone non vedenti si sono poi in qualche modo aperte. Ecco, allora, un patrimonio così importante. Pensate, ieri io dall'albergo per andare alla Martuscelli ho preso un taxi e un tassista, quando ha sentito l'indirizzo, mi fa: sapesse, presidente, quanto lavoravamo noi con quel posto. Dice: sì, portavamo giornalmente, la mia cooperativa aveva date che queste persone andavano per dei servizi che il Martuscelli faceva in accreditamento. L'accreditamento non c'è più. Consapevolezza dei cechi che hanno fortemente voluto questo incontro per sollecitare, diciamo, far vivere. Assessore Marciani, ieri vi siete riuniti alla 6 per che cosa? È stata la presentazione della delibera che sarà approvata tra breve in giunta su un nuovo sistema di formazione per i corsi autofinanziati e quindi ci sembrava corretto presentare a quelli che poi saranno i gestori e i fruitori del sistema della formazione quelle che sono le novità, in un'ottica di snellimento delle procedure con un'attenzione però alla qualità della formazione che noi offriamo soprattutto ai nostri ragazzi. Non è una novità solamente, è tutto un sistema, innanzitutto viene informatizzato, quindi reso più veloce, ci sono dei controlli anche più severi e abbiamo creato un sistema di rating, quindi gli enti che funzionano bene saranno, come dire, risulteranno più performanti, chi sbaglia, chi commette le irregolarità avrà delle sanzioni, anche quindi per la platea, per i cittadini sarà più semplice orientarsi nella scelta di un corso di formazione. Abbiamo avviato un'interlocuzione anche con l'Unione Italiana Ciechi e appunto con chi si occupa di disabilità visiva per fare in modo che anche i corsi di formazione destinati a professioni che possano essere creare occupazione anche per i non vedenti siano efficaci sul territorio. Ad esempio il Presidente parlava del centralinista, un centralinista di oggi non è un centralinista di 10 anni fa e quindi anche è necessaria una riqualificazione, una formazione diversa con l'utilizzo anche delle nuove tecnologie per avvicinarli appunto anche a questa professione. Onorevole Beneduce, la sua presenza a questo convegno vuol dire che come sempre lei sta spendendo il suo mandato a favore del settore della medicina. Sì, ma questa è una giornata importante perché finalmente si accende un po' un focus su due istituti di grande pregio che hanno rappresentato veramente per il Mezzogiorno delle eccellenze, l'Istituto Colosseum e l'Istituto Martuscelli, che in questi ultimi anni, in quest'ultimo ventennio soffrono di grosse criticità. Sono degli istituti, insomma, che hanno fatto storia e fanno ancora storia se si potessero riprendere, specialmente il Martuscelli, che è questo istituto privato che nonostante i grandi lasciti che ha avuto purtroppo sta in una posizione di grande ambascia perché soffre di parecchi svariati milioni di euro di debiti e quindi questa mattina si accenderà il focus su questi due istituti. Spero che da questa tavola rotonda dove partecipano le organizzazioni nazionali e regionali degli ipovedenti spero che venga fuori alla fine un programma e qualcosa che noi potremmo veramente mettere in campo e dare una mano sia come istituzioni regionali e ci faremo carico anche di intervenire presso il governo centrale affinché questi istituti riprendano la loro storia e la loro eccellenza che dicevo poc'anzi che in questi ultimi anni è andato un po' in decadenza. Approfitto della sua presenza, la commissione trasparenza sulle università è stata molto critica, sembra che lui abbia sottovalutato questo grande impatto che hanno le università sia sul costo della regione sia sulla regione. Sì.
Allora approfittiamo anche per parlare delle Universiadi questa mattina. Avrebbero e dovrebbero rappresentare per noi, per Napoli e per la regione Campania anche una boccata di ossigeno per riprendere un poco tutte le varie strutture che riguardano l'atletica leggera e che riguardano lo sport. Non lo so come andrà a finire, certo c'è stato uno stop and go, perché mentre si parte c'è uno stop. Io spero che si riesca a risolvere mettendo in campo un po' tutte le forze politiche, perché rappresentano un'opportunità per la regione Campania in questo momento dove soffriamo di grosse criticità. La Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Rosetta D'Amelio, per aver aperto questa mattina, grazie all'intervento della nostra Presidente di Avellino, Maria Teresa Fattoruso, il Consiglio regionale per l'Unione Italiana Ciechi, per la Federazione e tutti i Presidenti che sono di tutte le istituzioni nazionali ciechi che sono qui presenti stamattina, insieme al quadro dirigente della Campania. Noi ci ringrazia il Presidente D'Amelio per l'onore che ci ha dato e ci ha concesso di essere qui stamattina per parlare una cosa della Campania che soprattutto riguarda tutti quanti noi della Campania. Grazie.